Vuol dire diventare il punto di riferimento nel proprio settore, nella propria nicchia di mercato online. Secondo me, diventare il punto di riferimento significa avere una visione a 360 gradi del settore del quale uno si occupa, di avere la vista completa, il panorama, e di condividerlo, di farlo vedere agli altri questo panorama, a differenza di usare il proprio sito, blog, chiamalo come vuoi, per puntare i riflettori su se stessi, sui propri servizi e sul dare queste piccole informazioni che sono gli articoli, i blog post. Vanno benissimo, li capisco, cerca di seguirmi. I blog post, gli articoli che trovo sulla maggior parte dei siti, sono come i tasselli di un puzzle. Ma se io voglio essere credibile, affidabile, quello che ti devo far vedere a te che sei curioso e interessato di capire se io posso essere il tuo punto di riferimento, è di vedere il puzzle completo. Non che io ti do un pezzettino e poi un pezzettino e poi un pezzettino. Tu dici, sì, vabbè, ma come faccio io a dargli il puzzle completo? È possibilissimo dare il puzzle completo, costruendo cose che non sono caramelline, ma che sono cene complete, che non sono Big Mac, ma che sono pranzi con primo, secondo e terzo. Perché non sta scritto da nessuna parte che lo devi fare tutti i giorni, a tutte le ore, 7 volte al giorno. Fai meno cose, ma fai delle cose che danno dimostrazione che tu governi un panorama, conosci i tool, gli strumenti, le tecniche, dai un quadro completo della tua visione. Dici, vabbè, ma se io lo do, poi dopo come faccio a vendere i miei corsi, i miei video? Ma questa limitazione è pensare che se io condivido gratuitamente le conoscenze, poi dopo la gente non le acquista più da me, non è realistica. Cioè, ci sono quelli che non hanno i soldi, non vogliono spendere, vogliono giustamente approfittarsi della quantità di cose gratuite che ci sono là fuori e si approfitteranno anche delle tue. Ma ci sono tutti quegli altri che spendono volentieri i soldi e che nel momento che tu gli fai vedere, dandogli delle cose di valore gratuite che gli altri non fanno perché gli altri le fanno pagare, che tu sei competente, ti chiamano, vogliono che vieni tu a spiegargli di persona, vogliono acquistare il tuo videocorso perché lì li approfondisci e gli spieghi passo passo come si fa. Quindi questi contenuti di valore gratuiti non sono uno spreco, non sono uno svendere, non sono un negarsi possibilità di vendita, sono un modo per poterle aumentare. Quindi tornando e concludendo il discorso del diventare punto di riferimento, chi è in grado di mostrarmi la mappa completa è il mio punto di riferimento. Chi mi dà la sensazione da subito, dall'inizio, che non è lì per vendermi i suoi servizi. Io per fare un test sono andato a vedere 6, 7, 8 siti dei top SEO esperti italiani, cioè esperti di come apparire per primi nei motori di ricerca, quindi persone che dovrebbero essere esperte di comunicazione su internet. Eppure quello che trovo, ma non è un difetto loro, voglio dire, è una cosa comune, è un esempio. Su ognuno di questi siti, dei super top di Biase, Altavilla, Margherita, Tave, insomma, quelli sono i top SEO esperti italiani, cosa trovo? Trovo le cose che trovo sui siti di tutti quanti gli altri, in tutti gli altri settori, una serie di articoli e poi quali sono i miei prodotti, i miei servizi e i miei corsi. Niente di nuovo sotto al sole, ma non c'è nessuno che può essere quindi considerato da me il punto di riferimento. Da me, non tanto da me Robin Hood, ma da me persona che è alla ricerca di scoprire a chi mi posso affidare se io questi ancora non li conosco. Perché se vado da qualcuno che mi dice, guarda, io ti offro questo, io sono bravo per questo e poi puoi comprare quest'altro, non è che mi puzza proprio di
Ah, lanciamoci, che bello, mi affido a lui. Preferisco qualcuno che mi mostra le soluzioni, il panorama, tutto ciò che c'è possibile, tutte le alternative, dandomi la sensazione che vuoi prendere da me, vuoi andare qui, vuoi che ti dico chi lo fa bene. Questa è la persona di cui, o il sito, l'azienda di cui mi fido. Un'azienda che, per quanto controintuitivo, radicalmente diverso da quello che vedi di solito, ti informa, ti fa vedere che governa il panorama. Questo vuol dire, secondo me, diventare il punto di riferimento. E per poterlo diventare, devo appunto creare, raccogliere, condividere informazioni esaustive, pesanti, di spessore. Non posso farlo pubblicando gli articoletti e promuovendo le mie cose. C'ha senso? Thank you.